milioni di anni addietro, Shinnok, uno degli dei anziani, volle colpire a tradimento i suoi pari e invase la Terra. Raiden e gli dei anziani fermarono Shinnok, rinchiudendolo nel regno occulto. Altri seguirono le orme di Shinnok, come l'imperatore del regno esterno, Shao Kahn, ossessionato dalla conquista della Terra. Così Raiden spinse gli dei anziani a creare il torneo del Mortal Kombat per equilibrare le sorti, dando una chance alla Terra. Per generazioni, Shao Kahn seguì le regole degli dei anziani. La guerra si spostò nell'arena, dove egli mandò i suoi combattenti a sfidare i migliori difensori di Raiden nel Mortal Kombat. 2 anni fa, lui perse. Ma Shao Kahn non accettò la sconfitta. Violò tutte le regole del Mortal Kombat e invase la Terra. Gran parte dei difensori, i nostri amici, morirono. Divennero malvagi guerrieri non morti. Nonostante questo, fermammo l'invasione di Shao Kahn. Per punizione, gli dei anziani lo distrussero. Credevamo che l'incubo fosse finito, ma ora scopriamo che Shinnok stava manipolando gli eventi. L'invasione di Shao Kahn, la sua morte. Era tutto parte del piano di Shinnok per fuggire dal regno occulto e riprendere la guerra contro gli dei anziani. È qui davanti. L'hai portato giù senza problemi, giusto? Come sempre. Se con sempre intendi quasi mai. Maggiore? Va bene. Avete le coordinate del rendezvous. Al confine della foresta. Da lì andremo al portale per il Tempio Celeste di Raiden. Dove ci aspetterà un infuriato ex dio anziano insieme ai suoi diavoli. Ehi, portali, demoni volanti. Tizi ciechi con spade magiche. Sì, il mondo è cambiato. In peggio se non riusciamo a cacciare Shinnok dal tempio di Raiden. Vuole avvelenare la forza vitale della Terra, il Jinsei. E noi non lasceremo che accada. Io e Kenshi apprezziamo che il Maggiore ci permetta di unirci a voi. Prenderemo a calci il culo ossuto di Shinnok da qui al Regno Occulto. Ah!
servito! La fine è vicina. Stai un pochino esagerando o sbaglio? Grazie e buonanotte. Tornare all'elicottero. Sonia, esci da lì! Ah! Quello era fastidiosamente freddo. Grazie e buonanotte.
faccia il Brasile. Preferivo combattere dalla stessa parte. Tutto bene? Ci è andata meglio che agli uomini. Mettili nella lista dei crimini per cui Shinnok pagherà. Rinforzare le difese del portale di sotto. No, Fujin, è troppo tardi. Ecco i potenti dei della terra. Tu infanghi questi terreni consacrati, Quan Chi. Vattene! Vi farà piacere vedere i vostri amici. Voi li avete abbandonati a morire, ma io li ho riportati in vita. Una vita peggiore della morte. Qualcosa che presto condividerai. E il mio padrone sarà testimone della tua caduta. Nightwolf. Jax non colpirebbe il suo migliore amico. Johnny Cage, ucciderti sarà un piacere. Gotcha! Ancora. Gotcha! Prendi un po'!
Ti sistemeremo prima o poi. Bene, è un piacere rivederli. Sonia, non è lui. Maggiore Blade. Sergente, cosa c'è? Quello è l'ascensore. Sì, è l'ascensore. Sento custodiscenze le anime dei miei antenati. Mi guideranno. Sì, ma possono fare più in fretta. Anatagai Rakimasu. Va su! Tutti indietro, adesso! Avanti! Ragazzi, voi state qui. Chiudete la porta. Avveleni i loro cuori con la speranza. E tu cosa offri? Lo stesso che hai offerto millenni fa, quando hai tradito gli altri dei anziani e hai attaccato la Terra. Noi ti abbiamo fermato, imprigionandoti nel regno occulto. E lo faremo di nuovo. Se allontani l'ombra dalla luce, l'ombra cresce. L'unica vera eredità della vita è la morte, Raiden. I miei seguaci l'hanno accettata e ora vanno avanti. Combattono per me! Nel regno della terra capirà la verità della morte. Oh, scusi, signora, non l'avevo vista. Miserabile sciagurato, insignificante particella marcia rifeccia! Ma come hai osato? Quello è mio! Pronti? Come sempre. No!
unirsi a me. No! No! Sono certo di cosa sia successo, ma sono certo di questo. Non provare a farle del male. Non provare a farle del male. Non provare a farle del male.
Non provare a farle del male. Sei davvero un dio anziano caduto. Johnny Cage, l'amuleto! No! Goditi la nuova casa, nonno. Sonia. Johnny. L'abbiamo. Sì. È nostro. Restate qui. Le proprietà della camera cureranno velocemente Sonia Blade. Quan Chi e gli altri sono andati. Un'ondata di energia nella camera ha sovraccaricato i miei sensi. Possiamo occuparci di Quan Chi più tardi, Kanshi. Oggi abbiamo una ricompensa maggiore. L'amuleto di Shinnok. E al suo interno... il vecchio faccia di pesce. Dobbiamo portare l'amuleto agli dei anziani. Non possono distruggerlo. Nessuno può farlo. Ci daranno dei consigli. Shinnok non potrà mai fuggire. La guerra non è finita. Quan Chi è riuscito a fuggire. Perché sorridete? Mi ha chiamato Johnny. Raiden ha detto che discendo da una specie di culto guerriero del Mediterraneo. Allevato come guerriero per gli dèi. Non sono più riuscito a evocare quell'aura verde. L'avevo attivata quando ho visto morire qualcuno che amavo. E invece tu, Cassie, puoi evocare una cosa del genere? O è saltata una generazione? Falla finita, Jin. Non c'è servita l'aura in Darfur, o in Iran, o in Kurdistan. Sbaglio, Jackie? No, non sbagli. I monaci ti ci hanno mai mandato, Jin? Ne abbiamo vista di azione, sia io che Takeda. Roba che voi delle forze speciali non avete... Riposo! Siete tutti qui perché ve lo meritate. Ognuno di voi è unico e perfetto. Ora... come di sicuro non sapete, dato che non vedo bigliettini d'auguri, oggi la nostra squadra festeggia ben 6 settimane. Il segretario Blake è contento dei nostri progressi. Anche se gli sputi in testa, è contento dei nostri progressi. È grazie a lui che il signor Cage ha formato questa squadra. Per fortuna lo Shirai Ryu ha scelto me. Posti nuovi, nuove facce. Come il segretario ha evidenziato, un giorno noi vecchie leve dovremo andare in pensione. Quindi è il momento che la vostra generazione si faccia avanti. Shaolin, Shirai Ryu, FS, tutti insieme. Per la prima missione della squadra dovrete recarvi al Tempio Lin Kuei.
Da un po' non abbiamo notizie del Gran Maestro. Accertatevi che sia ancora dalla nostra parte, che ci copra le spalle se le cose si mettono male col regno esterno. Dovete portarlo con voi, ma non siate sorpresi se Sub-Zero non avrà voglia di collaborare. Ti preoccupa il regno esterno? Kotal Kahn non rispettava gli accordi di Reiko. Li rispetta, ma sta affrontando una guerra civile. Se i ribelli vincono, gli accordi verranno dimenticati.